Allora, sono arrivato a Roma, a Trastevere. Dovevo andare alla stazione Termini, ma mi sono fermato prima. Un amico mi ha chiamato e mi ha detto: vedi che sono a Roma anche io, ho comprato una moto e devo tornare a casa a Lecce. E mi ha detto: non puoi tornare da solo, dobbiamo tornare insieme per forza in moto, se no. Ora non vi dirò chi è, ve lo dirà lui se vuole. Quindi adesso vado a cercarlo, penso di noleggiarmi un monopattino o qualcosa, vediamo. E vado. E vi aggiorno più tardi. Ciao. Allora ragazzi, questa cosa è la svolta. È la svolta. È la prima volta in vita mia, da motociclista quale sono, che provo un monopattino a Roma. A tutta la vita. No, sto scherzando. Però rispetto ai mezzi per muoversi, questi trabiccoli sono micidiali, relativamente economici, ma risparmi un tempo micidiale. Piazzi il navigatore, cioè, e voli. Io ci ho messo 5 minuti senza conoscere assolutamente la zona. In 5 minuti sono arrivato all'ostello. Ostello, esperienza da provare, bellissimo, tutti stranieri, bello, bello, bellissimo. E va bene, poi magari se posso, se non c'è gente, faccio un video anche dentro l'ostello. E ciao, io vi aggiorno, sto andando a recuperare questo amico che l'ho sentito. Vado, che mi sta aspettando. Ciao. Allora, Lecce Grosseto, Grosseto Lecce. 5 euro di budget, devo scroccare il più possibile, no, sto scherzando, non ce la posso fare. Però ho trovato l'amico. Vabbè. L'amico, posso farti vedere? Ti vergogni? Meraviglioso, meraviglioso. Sono a Italy, a Roma. Sto già mangiando. Già sto scroccando. E stasera io vengo a cena qua o dove vuole Lucio, cioè... 4 ore di va bene, basta, aggiornamento, lui è l'amico, poi amico. Magari... L'amico, va bene. Se voi guardate sulle amico. Opzioni di Facebook, io ci ho scritto parenti, fratello, amico. Lucio. Come ti amico? Fratello, mo lo cambio e amico. Metto conoscente. E amico. Domani vado a scoprire che moto c'ha. Lo scopriamo tutti. La via d'urto. Ciao! Allora, il fatto è che non è che sono bravissimo ancora. Cioè, devo frenare, ma mi ammazzo. Pinna? Pinna forte, pinna. Gravissima sta cosa. Asciuta, No, devo chiudere perché qua con una mano è difficilissimo. Lo metti in mezzo? Lo stai bene qua? No, no, si mette un po' di qua, amore. Come fai adesso a mangiare? E saluta Raniero, che qua abbiamo il mondo che ci osserva. Ciao Raniero, dilli. Chi sono che ci guarda? Chi è che ci guarda? Chi mi conosce? So, Federica, tu vuoi apparire in mondo visione? No, no. Allora, sono da Lucio e la cosa è grave. Osteria da Lucio? Sono da Lucio, ah. Osteria da Lucio a Roma e la cosa è grave. Guarda che lui è una star. Buon appetito. Lui è una star televisiva, stai con mangiando con... Ma infatti sono anche un po' emozionato. Tu non sei una star, tutti i video del mondo dei lesionati, mandraghe, no? Quindi mandraghe. Fantastico. Dove sta mandraghe? Adesso glielo mandiamo il video. Glielo mandiamo. Mandraghe. Allora, da qui è tutto. È solo l'inizio. Saluta Raniero. Ciao. Te vuoi provare? Grazie da voi. Beh, ciao, qua se magna forca!
questo. Qui ci sto io, qui c'è un'altra persona e basta. Stanno facendo festa fuori. Questo è il bagno. Bene, pulito, bello. No, vabbè, pensavamo di tornare con questo, che vabbè, col moto pattino. Però mi sa che prendiamo questa CF Moto MT800-5. Trattino 5 vuol dire touring. Motore KTM, signori. Signore. Valigie. Ma montiamo tutto, eh. Allora, oggi stiamo facendo un giro. Poi, se vi interessa sapere che cosa succederà, ogni tanto seguiteci. Ciao. Aiutateci, soprattutto. E aiutateci. Non seguiteci. Salve. Ciao Caravel. Stato un piacere. Dove stiamo andando, Daniele? Non lo so, io sono già compresso qua. No, vi devo far vedere come stiamo. Aspetta. Moto. Come stiamo su questa moto? Io come si fa questa foto? Aspetta, come si fa? Come si fa? Cioè, così stiamo, praticamente. Mamma le cipolle. Però allora questa moto intanto è un portento. Sì, intanto quindi terapia d'urto, c'ha un motore che è una meraviglia. Va bene, Lucio, lui ti va, io ti faccio la foto. Ci vediamo fra un po', abbiamo fatto una sosta a caffè all'autogrill perché ovviamente io non ho manco fatto colazione, sono scappato stamattina alle 6 dall'ostello. A dopo! Aspetta, guarda quanto siamo belli! Siamo guardati! In meno! Ci vediamo fra un po'. Direzione. Lo diciamo? Latina, dai! Latina, direzione Latina! Siamo a Borgo Podgorica, che non è in Montenegro, a Podgorica, ma è Borgo Podgorica, prima di Latina. Dopo 10 anni. Il miglior pizzaiolo di Lecce 10 anni fa, che poi se n'è andato. Se volevate mangiare una pizza dovevate andare da lui. Cioè no, dovevate andare da lui, ma la pizza la faceva lui. Dopo 10 anni. Il miglior pizzaiolo per distacco. Per che distacco. Bello, ragazzi. Allora, ovviamente questo incontro ha avuto già. Eccolo. Siamo saliti sull'ascensore. Cioè, guardateci come stiamo, ciao. No? Tutti e tre. Ciao, ragazzi. Siamo saliti sull'ascensore. L'ascensore non saliva. Per mezz'ora fermi 5 minuti a piano terra. L'ascensore non saliva. E c'è stato troppo carico. Da quasi Latina è tutto. Quasi. E noi ci rivediamo fra un po'. Poi vi diciamo dove siamo, dove saremo. A dopo. Se arriviamo. Ciao. Vincenzo, grande Vincenzo. Dov'è? Vincenzo. Grande, mitico. Ciao. Adesso andiamo. Dove stiamo andando adesso? Adesso andiamo a Vico. Equense. Da Gennaro Apposito. Da Antonino Canavacciuolo. Università della Pizza. Quello che ha inventato la pizza al metro. Di. Io le faccio. Siamo arrivati. Ormai vi diciamo tutto, siamo a Vico Equense, stiamo facendo tutta la costiera amalfitana, ovviamente ci siamo fermati a pranzo da Gigino, l'università della pizza a metro, dove è stata creata, no? Inventata. Lucio è già dentro, abbiamo ordinato, andiamo a vedere che sta combinando Lucio, faccio vedere l'ingresso. Gigino. È un vero e proprio ristorante, non c'è solo la pizza. Eccolo. Ah, che sta guardando anche i miei video, guarda. Lo cinettarino.
luci accese anche di giorno, prudenza sempre. Abbiamo già ordinato e insomma niente, appena arriva la pizza, guarda appena arriva la pizza la faccio vedere. Ciao, arrivata la pizza, ce la stanno anche tagliando. Fai tu, vai tranquilla, fai tu. E quindi ancora non siamo stati al mare, non abbiamo ancora iniziato realmente questa costiera, cioè l'abbiamo iniziata realmente mangiando. Grazie. Ok, buon appetito, poi mangiare, com'è tu che dici, tu che sai? Beh, basta che sennò il video diventa troppo lungo. Dopo mangeremo una delizia al limone, che è anche un dolcio tipico di qua. Dolcio. E ci vediamo più avanti. Beh, buon appetito, ciao. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, let the grind, I could change. Pazzesca, tra le curve una diavola. La diavola. Allora, da Positano Amalfi Coast, niente. Questo è Positano Amalfi Coast. Ci stiamo divertendo, ma fa caldo. Ma fa caldo, però bello. Impegnato, Lucio è impegnato. Di qualcosa, Lucio. Mi fa male il culo. Ciao! Chuck 3 si gira! Chuck 3, no, vabbè. È la quarta volta che cerca di fare il video e non ci riesce! Non dire castronerie! Allora, costiera amalfitana fatta! Fatta! E la farò solo d'inverno adesso, perché quando? Bella bellissima inverno! Inverno! Bella bellissima, ma cioè no, il caldo no! Caldo no, e pullman no! Madonna, che guarda, dove gli ho portato? Non lo so dove mi ha portato, ma va bene. Al bagno gli ho portato, dove gli ho portato? E allora adesso, attenzione alla signora. Scusi signora. Sfondato. Adesso direzione Mario! Dove sta il bagno, Mario? Sta cercando Mario, sta cercando. Parco regionale del Cilento. Se ci arriviamo. La costiera amalfitana a febbraio venga fatta. Quando? La prossima volta. Allora, quando? A febbraio. Io non faccio recensioni alle moto perché me ne frega niente. Online ce ne sono milioni. Ma se qualcuno storce il naso verso la CF Moto, che prima la provasse. Nelle curve. Prima toccata una borsa e poi toccata l'altra. Non vorrei dire. Va bene, noi partiamo, cioè ripartiamo. Insomma, ha detto che mi ha sgarrato già le borse. 400 km di moto, già mi ha battezzato una e due borse. Va bene, va bene. Va bene. CF Moto, MT800 Touring. Ma inquadrati un po', no? Inquadrati. Sì, mi sto inquadrando. Ah, ti stai inquadrando. Va bene. È caduto. Ciao belli miei. È da un po' che non ci stiamo facendo sentire, perché si è fatto buio. Siamo sulle montagne del Pollino. Questa non è una montagna, è la mia testa questa. Questa è la testa di Lucio. È una montagna. Queste sono le montagne. E allora, Lucio, allora questa è stata la mia. Abbiamo fatto una strada. Allora, io di tornanti ne ho fatti tanti in vita mia, ma i tornanti che ho fatto in questa stradina larga, a stenti un metro, tornanti di montagna pazzeschi, disastrati. E adesso abbiamo trovato un'area dove stanno facendo picnic e stanno facendo il fuoco. Adesso scorchiamo qualcosa da mangiare e niente, vediamo se riesco a farvi vedere
Se riesco a far vedere la strada che abbiamo fatto. Questa è la strada che abbiamo fatto, è tutto sfocato, però eccola qua. Ma i tornanti che ci sono qua in mezzo, pazzeschi, super strettissimi. Va bene, e torneremo molto tardi perché siamo sul pollino ancora. Ciao, Lucio, saluto. La persona distrutta. Che tornanti abbiamo fatto, Lucio? Un culo. Erano talmente stretti a chiocciola, erano così e così dritti a chiocciola, così facevamo, che non si vedevano. A un certo punto così, ci trovavamo a salire di colpo. Quella moto lì è un mostro, quella moto lì è un mostro. Aspetta, il rodaggio è delimitata a 6.000 giri, cioè non possiamo superare i 6.000 giri che si ferma. Mostruosa, mostruosa. Così, a chiocciola. E vabbè, ciao, ciao. Lui ancora sta girando a fare tornanti, ciao. Comunque pensavo che non sono capace proprio di usare questo coso, questa tecnologia. Non so fare i video, non so fare. Allora, ci siamo fermati in Calabria perché ho annusato fungiuccoli di salsiccia. Dei fungiuccoli di salsiccia. E quindi ho detto: Lucio, senti, già che mangiamo. Da te. Dammi, che faccio. Dalle 8:30. Che stamattina? Che mangiamo? Da che? Dammi che faccio la parola, amica. Allora, siamo in Calabria, non so dove. Abbiamo trovato due moto parcheggiate, odore di salsiccia. Là in fondo, eccola, questa. E poi abbiamo incontrato motociclisti, abbiamo già fatto amicizia al ponte, trattoria da tornare per forza, e quindi stiamo cenando perché non so quando vedrete questo video, quando verrà caricato, sono le 10:30 di sera. Lucio, tutta la parola. Siamo arrivati a un'altitudine di 1500 metri con i tornanti a chiocciola così. E mo'... Grazie Massimo, grazie. Ah Massimo, la tua traccia l'abbiamo fatta. Ecco perché non l'hai fatta tu. Ho capito tutto. Sei fantastico. Va bene. Se torniamo. Se Dio vuole, si direbbe mia madre. E vi avvisiamo, se no non fa niente. Ci vediamo a Sensi. Perché chiuderà, perché arriveremo alle 4, quindi ci vediamo a Royal. A più tardi, ciao. Siamo qui, son qui. Non so manco che ne sono, vedo, vediamo insieme. Oh sì, va bene. Sono solo 00:30 in un posto disperso del sud Italia. Ah, la moto mia l'asta, eh. Ma non vedo Daniele. Cazzo è andato lì. Oh. C'è un morto che... Sono qua! Adesso... Sta a posto, bro? Adesso la missione è solo una. Il caffè che l'abbiamo trovato, quindi... E arrivare a casa fra circa 250 chilometri. In un posto sperduto del sud Italia. Prego. Allora, questa benzina, voi non lo sapete, a circa 50 km/h, perché se sono autovelox ogni 26 km. Ma va bene perché salute. Tanto più forte, siamo stanchi, non andremo. Dormiamo. Questa benzina l'abbiamo già frequentata io e Lucio tanti anni fa al ritorno da Agrigento. Non so se ti ricordi. Tu avevi la Agrigento. E io l'ho fregato in 7.5. 800 km. Lecce Agrigento. 800 km. Gli stessi chilometri di Roma stop. Lecce. Uguale. Cato che Agrigento dovevi sorpassare il mare per andarci. Qua non si sa cosa abbiamo sorpassato. E meno male che la moto guida da sola. Ormai guida da sola. Mostro moto. E ci riaggiorniamo più tardi. Forse. Se Dio vuole. Allora, siamo
arrivati a Lecce. Sono le 2:30. Lo spiegatore di bottiglia. Siamo nel nostro bar che ci ha visti crescere. Si vede la fatica. Allora, vede? Io ho la mia si vede? Non mi riflessione. Che il rodaggio l'abbiamo fatto. Vabbè, il rodaggio è uscito, service è uscito, quindi rodaggio. Moto nuova e rodaggio andato. Olle, aspetta. Ma sapete cosa vi dico? Pigliate e andatevene. Il paracollo prendere. Fate tutto ciò che vi piace fare. A noi piace andare in moto, quindi abbiamo preso e andato in moto. Fino all'esaurimento fisico. Divertitevi. Almeno una volta all'anno fatelo, spassatelo, qualsiasi cosa vi piace fare, godetevelo. Fino a 2:30. Fino a quando non vi sanguinano le ciglia. Io avrei detto qualcos'altro, però per non le ciglia, siamo in diretta mondiale. Fascia protetta siamo. Sì. Quando il fisico non vi regge più, iniziate a tornare a casa. Dormite su una panchina. La stanchezza anche quello. Vi passerà chi prima chi dopo, la stanchezza poi passa, ma il ricordo che vi rimane di quello che avete fatto, qualsiasi cosa sia, vi rimarrà per sempre. A chiocciola. Noi abbiamo in un giorno, in 12 ore, non lo so. 12. Quante ore abbiamo fatto? Le ultime 12. Alle 8 erano 12, alle 3. Vabbè, su qualcosa di più. Un po' di più, parecchio. Abbiamo visto Toscana e Lazio e Campania. 18 ore. Comunque. Calabria. Bastano 18. Basilicata. E poi Calabria di nuovo e poi Basilicata. Sì, perché poi la Basilicata è così. Ma c'è pure un pezzo di campagna ogni tanto. E poi Puglia. Abbiamo mangiato in tutte queste regioni. Se non si era notato. Se non si era notato. E non abbiamo ancora finito. E non abbiamo ancora finito perché siamo al nostro bar di fiducia. Che si sappia. Sì, sì. E quindi fatelo. Qualsiasi cosa vi piace fare, fatela. A me un massaggio piacerebbe fare adesso. Dopo di questo possiamo anche salutarci. Attento alla moto, bello. Attento alla moto, bello. No. Attento alla moto, bello. Vicina, l'ho fatta a 1000 km. Shakerando. Oh, 930 km. Sulla moto uscito service, mo uscito. Roma Lecce, 930 km. Manco con le carrozze alle liepide. Mosè. Potevamo andare Mosè. Tipo Mosè. A Dublino. Va bene. Grazie come sempre che ci avete sostenuto e seguito. No, sostenuto non ci hanno dato una lira niente a nessuno. Quindi ci avete seguito, ci siamo divertiti insieme, abbiamo conosciuto un sacco di gente. Abbiamo incontrato e Raniero e mamma, abbiamo cenato insieme a Roma. Abbiamo incontrato Vincenzo che non la vedevamo da anni, tantissimi dieci. Anni, 10 anni almeno. 10-year challenge. I ragazzi di Grosseto, vabbè, quello era per lavoro, cioè è uscito dopo questo lavoro. Io ho conosciuto questi ragazzi di Grosseto che siamo diventati amici. Abbiamo incontrato motociclisti per strada, di tutto. Biciclette elettriche. I fantasmi che facevano un picnic in mezzo alle montagne, una cosa assurda. Avrebbero cucinato a noi, ci ha detto. Ciao, buono, 4 minuti di video, troppo. Due embriachi. Ciao, 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 ciao. Caffè. FC Moto. Sì, vabbè, FC, CF. CF Moto, allora, CF Moto. Costruisce la vita guerra. Che costruisce una vita guerra. Io una sola cosa devo dire. Imparate ad avvitare gli specchietti. Cioè 900 km col ditino niente. No, guardate. Cioè, allora, uno sta così e l'altro che guarda Ciccio Finocchio. Cioè 900 km così. Vabbè. Shakerando. Per il resto la moto perfetta. Shakerando. Ciao. Ciao, 4 minuti di audio. Ciao. Never break, always fight, never quit, do it right.
the game, win at life, have no shame. There's no time, feel the pain, live the grind. I could change in my mind, pick a lane, commit and climb. The only way to win at life, I never miss, that's fact. Taking big swings, put your hand to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light.